Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Jigerino in questo nuovissimo episodio su Spyro the Dragon. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo già quasi completato il mondo casa, che per adesso insomma chiamiamo casa. E quindi ragazzi avevamo fatto ben due livelli, avevamo trovato come possiamo vedere tutte le gemme, i draghi di questo posto appunto, e non ci resta ragazzi che completare intanto quest'ultimo livello, sarebbe a dire la collina pietrosa, per cui non perdiamo più tempo e buttiamoci direttamente al suo interno per vedere cosa ci attenderà mai in questo nuovo incredibilissimo livello. Ok, eccoci qua. Allora, ci buttano già dei forzieri qua intorno e la cosa ci piace tantissimo. Che cosa dobbiamo raccogliere qua? Allora ragazzi, è un livello non molto piccolo in effetti, perché dobbiamo raccogliere la bellezza di 200 gemme e dobbiamo trovare tutti e quattro i draghi. Però noi non ci facciamo di certo intimidire da questo. Ci abbiamo le belle pecorelle. Ammazza! Che botta e che capocciata che mi ha dato l'arietone. Wow! Allora, però noi non ci facciamo intimidire e li arrostiamo con la nostra incredibilissima fiamma del potere. Boh, chiamiamola così. La fiamma del potere ce l'abbiamo soltanto noi, per cui le capocciate ci fanno un baffo. Allora, qua possiamo cadere all'interno, ragazzi, che dite? Mi butto, mi butto. Ecco qua, infatti abbiamo già trovato il primo drago. Era una sorta di stanza segreta, diciamo così. Ah, però qua serve una chiave. Non ci scordiamo allora che qua, ragazzi, c'è bisogno di una chiave. Per cui intanto liberiamo Gavin. Guarda la libellula, Spiro. Il potere che ha di volta in volta si capisce dal suo colore. Quando mangia farfalle è forte, come me. Certo. Ok, Spyro non sapeva cosa dire. Giustamente, io non so ragazzi se continuare a chiamarlo Spyro o continuare a chiamarlo Spiro. È che mi viene più naturale Spyro, però mi sa che è più giusto chiamarlo Spiro, come lo chiamano nel gioco, giustamente. Per cui va bene, dai, farò un piccolo sforzetto e lo chiamerò Spiro. Allora, ci sono ben tre tunnel, ragazzi. Io direi di incominciare da questo qua a sinistra e vediamo un po' dove ci conduce. Ricordiamoci quindi, ci ha condotto direttamente, ragazzi, a un'unica stanza al cui interno ci sono diversi tesori e anche un drago da salvare. Già, perfetto. Per cui quello che ci dobbiamo ricordare è che dentro a quel pozzo, chiamiamolo così ragazzi, c'è un forziere che ci aspetta. Per cui non appena troveremo la chiave mi devo ricordare di andare lì. Però non credo che sia così difficile da ricordare, insomma. Ecco qua, Lindar. Bentornato, Quando Lindar. Liberi un drago o cammini su un drago che si trova su una piattaforma, salvi il progresso che hai fatto. Può tornarti utile se sei nei guai, ma tu non ti metterai mai nei guai, vero Spiro? Ma certo che no, certo che no. E già avevo scoperto che qua potevo salvare la partita. Cioè, che dicono delle cose un po' scontate, ragazzi, perché se uno ha già iniziato il gioco comunque avrà scoperto che può salvare la partita. Però vabbè, dai, noi comunque i consigli sempre li accettiamo. Ok, quindi qua abbiamo fatto, attenzione, andiamo nel tunnel centrale di qua. Boom, minchia, mo da una capocciata al muro e Spiro mi maledice per il resto dei miei giorni. Allora, lì c'è un ariete che ci aspetta e anche un forziere mostruoso che si nasconde e pensa che noi non l'abbiamo visto. Ah, povero sfigato. Bam, dammi la vita, grazie. Ah, eccolo qua ragazzi, già c'è un altro drago e qua possiamo direttamente ritornare a casa. Comunque per adesso ragazzi questo livello si è rivelato essere estremamente semplice. Astor. Ora l'hanno fatto vecchio. Dopo che avrai liberato tutti i draghi, devi passare in questo meraviglioso vortice magico che ti riporterà alla casa dell'artigiano. Ma prima, ascolta questa storia. No, grazie, ci vediamo.
No, evidentemente già lo conosce, ha detto minchia questo qua c'è una certa età, se me si mette là a parlare 3 ore non me sbrigo mai più. Perfetto, allora non ci resta che andare nell'ultimo tunnel, esattamente qua. Ho sentito la risata malefica del ladro di uova, puzzolente, lurido, schifosissimo, che non sei altro che se te becco ti distruggo. Minchia, ti disintegro, aia. Minchia che botta che mi ha dato. È che il ladro mi ha distratto. Il ladro maledetto mi ha distratto, ha fatto sì che la rete mi incornasse. Attenzione ai maghi. Oh, non sapevo che ci fosse pure Gandalf in questo gioco. È incredibile ma vero, c'è pure Gandalf. Allora ragazzi, dobbiamo prestare particolare attenzione. Intanto Sparks si rigenera un pochettino la vita, ecco qua, perché ci sono delle gemme qua sopra e quindi ci dovrà pure essere un modo per arrivarci. Che fai che ti metti sulle zampe posteriori? Pensi che sembra più grosso e spaventoso? Ah, povere te. Allora, ci dovrà pure essere, ragazzi, un modo per salire e comunque per trovare... Ah, ok, il quarto e ultimo drago è qua sotto. Ok, possiamo salire da qua. Più semplice di così, insomma, si muore perché basta mettersi qua e voilà! Siamo già al piano superiore, per cui non sarà poi così difficile andare a scovare le altre gemme e il ladro di uova che sarà in... Piero, amico mio, avrei un consiglio sulle planate. Okay. Sono tutto orecchi. Per fare una planata lunga premi il pulsante X quando sei nel punto più alto del salto. Okay. Per scendere in picchiata invece premi il triangolo. Ah, ok, sì, per scendere in picchiata. Vabbè, ma per adesso non mi interessa. Ma comunque, grazie per il consiglio. Di sicuro non ce lo dimenticheremo. Quindi triangolo per scendere in picchiata, perfetto. Ok, adesso sì, ragazzi, che possiamo buttarci di qua. Yuhu! Alla scoperta di luoghi un po' più segreti. Ah, là abbiamo lasciato, pure un forziere. Là dietro non me ne ero manco accorta. Allora, caro il mio ladro di uova, dove sei? Minchia come ampio. Aia! Madonna, mi ha fatto stracagare addosso. Ok, non possiamo andare oltre sta barriera invisibile. Perfetto, per questo dicevo, se no era troppo, veramente troppo ampio il posto, eh. Guarda che t'ho visto là in fondo, eh. Non credere che non t'ho visto, maledetto tu sia. Che stronzo, ragazzi. Madonna, quanto lo odio. Quanto lo posso odiare. Allora, intanto vediamo di raccogliere tutte le gemme prima di andare all'inseguimento dello stronzone. Ecco, qua ce n'è un'altra. Ecco qua, infatti stavo per dire, non è che qua sotto ce ne stanno altre, perché ce ne mancano ancora 49, attenzione, attenzione. Oh, qua ce ne sono altre. Dobbiamo stare particolarmente attenti, ragazzi, perché appunto questi livelli comunque sono pieni di luoghi nascosti e quindi magari perdersi una sola gemma può essere semplicissimo. Allora, vediamo di qua. Ah, ecco qua, infatti, qua ce ne sono delle altre, ragazzi. Meno male che mi sono avventurata fin qua dietro. Vediamo un pochettino qua se c'è qualche altra cosa. Allora, là c'è il forziere. Vabbè, siamo tornati, mi sa, a... Ok, sì, alla zona di inizio, diciamo così. E quindi io direi di andare direttamente all'inseguimento del maledetto bastardo. Che fine ha fatto? Ah, ecco di qua, eh. Pensavi sfuggirmi? Ah! Non mi fa cadere! Che stronzo! Non mi faceva cadere! Pensi di sfuggirmi? Non so perché... Oh, stavo per cadere di nuovo, ragazzi, ma... Spyro pende a destra. Forse, probabilmente, se... premo male i tasti direzionali. Ah, perché il mio amico Christian mi ha... suggerito il modo per... attivare... No, cazzarola! La levetta analogica... sul, insomma, qua nell'emulatore. Però vi dirò che, visto che stiamo facendo un retro gaming, direi che è il caso, ragazzi, di giocarlo in maniera retro al 100%. Quindi di usare comunque i tasti direzionali. Non so perché comunque Spyro pende a destra, ragazzi. Spyro pende a destra, ci sta poco da fa. Il fatto è che così io non so se raggiungerò mai sto grandissimo stronzo. Cioè, posso andare avanti così tipo all'infinito? Lo recupererò in qualche modo? Io mi auguro di sì. Dai, che ci avviciniamo, dai. Oddio, non mi cade di nuovo, Spyro, te prego. Perché sennò punta a capo. Ragazzi, a me mi sembra non ci avviciniamo mai. No, vabbè, dai, un pochino ci stiamo avvicinando, però...
Ti prenderò, tu sia maledetto, ti prenderò. Dovessi stare qua 3 ore ancora a girare in tondo, ma ti prenderò. Minchia, di nuovo non mi risuccedeva la stessa antica cosa. Lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo. Sì! Ok. Perfetto. Nuovo uovo recuperato. Sono contentissima. Ok, i nostri sforzi sono stati ripagati. Allora, qua sopra, ragazzi, io penso e mi auguro di aver recuperato tutte le gemme. In caso ne dovesse mancare qualcuna, probabilmente non manca da qualcuna qua. Per cui intanto spacchiamo questo e vediamo un po' se mi sono persa qualche altra cosa qua intorno, perché è bene controllare tutto. Sembrerebbe di no. Però ragazzi, io non ho trovato la chiave e mi mancano ancora diverse gemme. Quindi che cosa mi sta sfuggendo? O mi è sfuggito davvero qualcosa qua, ragazzi? Io direi di ridare un'occhiata qua intorno, perché è probabile che magari abbia mancato qualcosa. No, allora, qua niente. Qua ho preso tutte le gemme che ci stavano. Ah, ecco qua, ragazzi. Qua ci sono altre 2 gemme, infatti, che mi erano sfuggite, in effetti. Aspettate, ragazzi, allora, perché io mi sono appena affacciata per pura curiosità qui, dal parapetto di questa zona, e ho notato appunto che c'era un modo per tornare di sopra, perché evidentemente, esatto, se andiamo qua sotto, ammazza, la musica è altissima, non so perché è diventata così alta, ragazzi, scusate, la abbasso un po' perché mi sta rendendo sorda. E appunto, ragazzi, qua sotto c'è una zona segreta. Infatti prendiamo queste gemme e vediamo dentro questa caverna. Oh, eccola qua, perfetto, ragazzi. La mia ricerca ha dato i suoi frutti. Adesso ci mancano soltanto 11 gemme. Dovrebbero essere quelle nel forziere. Almeno mi auguro, perché magari dentro il forziere c'è soltanto una gemma d'oro, ragazzi, da 10. E ciò significherebbe che me ne è sfuggita una rossa da 1. Per cui vorrei davvero non fosse così, perché significherebbe doversi rifare il giro di tutto. Per cui buttiamoci finalmente qua sotto. Usiamo la chiave. Ecco qua. Voilà! Yuhu! Ecco qua, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oh, avevo ragione, ce ne manca una, non ci posso credere. No, non ci posso credere, ragazzi, mi devo rifare il giro di tutto il livello. Che palle, cioè dove posso averne lasciata una? Eccola là, ragazzi. Oh, meno male. Yuhuu! E vai! Nuovo livello completato al 100%. E questa cosa non fa che rendermi felicissima. Per cui, visto che siamo riusciti a completare finalmente anche questo livello, non ci resta, ragazzi, che tornare a casa, ovviamente. Voilà! E se non sbaglio, i livelli quindi di casa, diciamo, dovrebbero essere finiti, credo. Per cui non ci rimane che andare a sconfiggere... Come l'ha chiamato? Non mi ricordo. Non mi ricordo minimamente, ragazzi, come l'ha chiamato. E fatto sta che appunto non ci resta che andare ad entrare in quella bocca di drago gigante. Aspetta, non è di qua. È da un'altra parte. Ah, poi tra l'altro, ragazzi, voi mi avevate suggerito di saltare su tutte queste pedane, perché sarebbe successo qualcosa di carino. Vediamo un po' cosa succede. Oh, un livello segreto, wow, volo di oh no, sono quei livelli di volo. Oh merda, miseriaccia. Allora, prima di andare dal boff, credo sia un boff o boss, magari più chiaro. Oh no. Non è per me. Ecco, infatti, vedete, già ho sbagliato. Oh merda. Bisogna rompere tutti quanti i barili, eh.
Perfetto, ecco, se continuo a cadere però non andiamo da nessuna parte perché non mi sbrigherò mai. Ecco qua. Oh, piano. Oddio, me ne mancano soltanto due, dai. Vediamo se stavolta ho abbastanza fortuna, cosa di cui dubito grandemente perché la mia sfiga mi precede, ragazzi. E infatti, non ce l'ho fatta! Cazzarò la miseria! Che culo, ragazzi, no, che culo. Ah, ma non è l'unica cosa che bisogna prendere qua. Infatti, pensavo fossero solo le botti, ma ci stanno anche gli archi, gli aerei e i bauli. Tutto in una volta, oh mio Dio, no. No, ragazzi, questo tipo di livello mi dispiace, ma non posso portarlo nei gameplay, perché sennò sto qua veramente 20 miliardi di ore e non ci sbrighiamo mai più col resto del gioco. Per cui, allora, vi ringrazio per avermi comunque fatto sbloccare il livello, diciamo così. E adesso devo vedere. Ah, ok, forse il livello che mi interessa è di qua. Infatti le sue corna giganti mi ricordano infatti che il livello è esattamente qua. Salviamo la partita, direi che è il caso. Perfetto, e non ci resta, ragazzi, che andare da Tosto. Che cazzo. Sfida Tosto. Ok, dovrebbe essere un boss, credo. Vediamo un po'. Ok, la musica non lascia presagire niente, assolutamente niente di buono. Ah no, è un livello, sembrerebbe. Bisogna raccogliere 100 gemme e salvare un solo drago, per cui i Gandalf, oh, si fanno accompagnare da, che cos'è, un cane? Che cos'è, un orso geneticamente modificato? Che cazzarola è quest'animale? Morite. Allora, i cani questi ci hanno bisogno di due sfiammate per essere eliminati. Lo terrò a mente, onde evitare problemi. Ok, se gli tiro una capocciata, ragazzi, mi evitano la grande. Non ci posso credere. Gandalf, muori! Ok. Allora, procediamo di qua e vediamo un pochettino. Ammazza quanti nemici, oh! Ammazza quanti nemici! E che cavolo, mi dovete lasciare riposare un attimo in pace, perché arrivo da un volo assolutamente disastroso per me e per la mia carriera di drago. Non so se ci spieghiamo, se mi sono spiegata, semmai. E mori, che cazzo, che cazzo festeggi? Ma pensa te, che maleducato che festeggia delle disgrazie degli altri. Oh merda, si era un attimo buggato. Pensavo di stare per precipitare nel vuoto più totale. Ok, seguiamo queste gemme. Non ce le lasciamo sfuggire manco una. Con calma, facciamo fuori questi maledetti cagnacci. Gandalf, anche tu, grazie. Ci fai la grandissima cortesia di morire, in questo caso. O comunque di farti eliminare. E quindi, ok, qua abbiamo fatto. Qua abbiamo il drago. Ok, abbiamo salvato Nevion. Nastin Orc ha messo al comando del mondo dell'artigiano uno dei suoi più subdoli scagnozzi. Oh. Che venga avanti, sento già odor d'arrosto. Ma attenzione, Spiro. Questo capo ha molti assi nella manica. Ah. Ok, lo terrò a mente. Che venga avanti, sento già odor d'arrosto. Ma che è, raga? Oh. Beh, di certo, i giochi di una volta pure purtroppo non eccellevano, ragazzi, nei doppiaggi, questo dobbiamo riconoscerlo. Però ne va bene così. Oh, merda miseria, sei tu? Sei tu il caro nemico, insomma. Aiuto. Ok, dobbiamo inseguirlo, suppongo, no? E continuare a colpirlo. Ma che cazzo? È una pecora sopra a due trampoli. Ma perché? Ed è questo il gran nemico di cui mi parlavate? Ma che veramente mi è stata di... Dove vai? Pecoraccia! Aia! La concia tua madre! Vieni qua! Ah, ecco. Va bene. Abbiamo completato le 100 gemme? No, perché qua ci stanno gli ultimi due bauli. Ok, questo era il boss, ragazzi. Una pecora su due trampoli. Va benissimo, ok, abbiamo completato pure le gemme. A noi va benissimo così, dai. Torniamo a casa. Ok, il boss del primo mondo è stato abbattuto proprio senza alcuna pietà.
Quindi vediamo un po'. Adesso, quindi di regola, credo di aver completato tutto questo mondo, credo. Ovviamente, mo' a parte il livello volo diurno, per cui credo che possiamo andare a prendere la mongolfiera adesso. Ok, perfetto. Salve, amico. Marco l'aeronauta. Ehi, Spiro, vedo che ti sei dato da fare a salvare draghi. Ora, se vuoi, puoi volare con me nel mondo dei pacificatori. Pronto per partire? Andiamo. Ciao Marco, Mario, come cavolo ti chiamavi, e grazie per il passaggio. Perfetto ragazzi, siamo appena entrati nel mondo, stiamo entrando perlomeno nel mondo dei pacificatori. Chi saranno mai questi pacificatori? Saranno nostri amici? Saranno nostri nemici? Credo saranno nostri nemici. Per cui, ok, adesso siamo appunto nel mondo pacificatori. E il livello casa, diciamo così, di base che ci ospita adesso prevede il salvataggio di 3 draghi e l'acquisizione di ben 200 gemme. Qua ci abbiamo il primo drago già. Titan! Benvenuto tra i pacificatori, Spiro. Guarda come il nostro tesoro è stato rivolto contro di noi e rubato. Ritrova il tesoro, Spiro. Trovare tesoro, certo. Ricevuto. Che figo, sto drago era veramente figo e il nome gli si addiceva proprio. Perfetto, allora, intanto direi di salvare e poi di fare un giretto così rapido nel mondo dei pacificatori che incominceremo, credo, poi la prossima volta. Tu c'hai la corazza e quindi direttamente ti tiro una bella capocciata. Allora, sembra abbastanza vasto. Oh, ma è un mondo in guerra, ragazzi. È un mondo in guerra. Cioè, questi vogliono usare contro di me i cannoni. Ma che cazzo? E state fermo. Mamma mia, pure tu. Posso sparare io coi cannoni, infatti. Che fine ha fatto la bomba? Niente, va bene. Allora, immagino che questa melma viola sarebbe il caso di non toccarla. Penso proprio di sì, insomma, il suo aspetto è davvero molto poco invitante. Continuate a spararvi addosso a brutti deficienti, intanto io arrivo e vi tiro delle belle incornate, così vi tolgo dai piedi. Perfetto. Ok, qua ci sarebbe il primo livello, Dry Canyon. Sarebbe tipo canyon secco, una roba del genere. Queste le posso buttare giù, ah no. Ah, però posso bruciarle. Perfetto, scusate ragazzi, ma le vostre tende da circo non mi piacciono proprio per niente. Ecco qua. Mi faccio fuori direttamente così, perché se no stiamo qua 20 anni. Ok, qua ce n'è un altro. Mi mostra le chiappe. Ma come osa? Ma che cafonata, ragazzi, ma vi rendete conto? Oh, che facevi lì? Ah, quella era la tenda del bagno. Scusa. Non c'era scritto, non c'era nessun cartello. Questo si chiama Cliff Town. Boom, boom, boom. Ah, minchia, pensavo di fare una sorta di strike, di prendervi tutti e tre insieme. Però, come non detto, ci sarà qualcun altro nascosto qua. Infatti, ah, continuate a mostrarmi le chiappe. Brutti, scostumati, porci, schifosi. Allora, qua c'è un'altra mongolfiera. Sarà cugino del tipo che ci ha fatto viaggiare adesso. Non so, magari saranno tutti mezzi parenti questi qua, probabilmente. Qua c'è l'altro drago. Ecco qua. Magnus, o Magnus. Salve Spiro, Sparks la libellula ti sta proteggendo bene. Cerca di mantenerla forte bene. E robusta, dandole tante farfalle da mangiare. Certo, grazie per il suggerimento. Allora, qua sotto ragazzi c'è un altro livello. Oh, ma smettete di parlarmi dietro e mostrarmi le vostre chiappe pelose e schifose. Cioè, ma non ho capito. Vi dovreste veramente vergognare. Allora, a parte che qua, allora, qua non possiamo salire, pensavo di sì, peccato. Ma che strano. E qua ci sono, ragazzi, diversi forzieri, adesso che ci sto facendo caso. E quindi dovremo trovare più di una chiave. Quindi questa cosa devo tenerla a mente. Aspettate. Sì, ci hanno la chiave. Ah, no. Ah, no, non hanno la chiave. Magari si possono sfondare in qualche modo. Ah, con le bombe. Certo, con le bombe dei cannoni, quanto sono stupide, è vero.
Il punto è riuscirci, ovviamente. Per cui intanto raccogliamo queste altre gemme che troviamo in giro. E poi comunque dovrò trovare il modo per spaccare tutti sti forzieri. Comunque ci sono un sacco di livelli qua, ragazzi, Dr. Champ. E poi là sotto, dove abbiamo trovato il drago, vi stavo dicendo, c'era un altro livello. Dov'era adesso? Il drago puzzolente, il drago. Infatti qua sotto ce n'è ancora un altro, ragazzi. Per adesso credo ne abbiamo visti almeno 3-4. Grotta ghiacciata. Perfetto. E ci sono tanti tanti livelli. Ma questo possiamo... Ah, vedete, possiamo girarlo comunque. Vediamo un po'. Ecco, no, così però. Aspettate, ma non si può tipo regolare in altezza? Quello lo prende sicuro, dai. Esatto. Sì! Quindi magari ci sarà un cannone per ogni forziere, diciamo così. Perché visto che non si può regolare la gittata, ci dovrà essere un altro cannone che colpirà nello specifico quell'altra cassa. Allora, qua sopra dubito di riuscirci ad arrivare, perlomeno non da questo piano. E manco da qua posso arrivare da nessuna parte. Per cui... comunque qua non ci arrivo in nessun modo dall'altra parte, raga. Quindi... e c'è un altro livello addirittura di là. Quindi ci dovrà pure essere un modo per poterci arrivare. Non so se voi avete qualche suggerimento da darmi, ragazzi. Magari potrebbe farmi estremamente piacere. Anche perché lì appunto c'è altra area esplorabile, vedete? Quindi per prendere comunque tutte le gemme, per fare tutti i livelli, ci dovremmo arrivare sì o sì in qualche modo. Per cui allora io intanto salvo qua la partita. Poi dalla prossima volta ovviamente incominceremo comunque a fare i livelli che già abbiamo a portata di mano, a portata di zampa, a portata di ala, diciamo così. E magari intanto voi ragazzi mi date un piccolo suggerimento su come poter arrivare in quell'area che sembrerebbe inaccessibile. Quindi questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E buon a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!